Questo genere di video nuoce gravemente sul salute del vostro portafoglio. Collezionisti, in tutte le edicole oggi è uscito Azzurri 2023, una nuova raccolta dedicata alla nazionale italiana. Questa, regà, è una raccolta nuova che molto sinceramente non trovo molto il senso, perché fondamentalmente la Panini fa uscire tantissime raccolte, alcune senza né capo né coda, senza magari neanche dare continuità. La trovo senza senso? Sì, è vero. La completerò comunque? Probabilmente sì. Oggi, regà, nel dettaglio faremo l'unboxing dello Starter Pack più qualche bustina, per andare a scoprire insieme questa nuova raccolta dedicata alla nazionale italiana. Quindi, ragazzi, se siete ancora indecisi se farla oppure no questa raccolta, questo è il video giusto che vi potrebbe consigliare. Tra l'altro mi sono anche già portato a casa un bel box da 50 euro. Regà, mezza piotta. Non preoccupatevi, regà, poi durante il corso del video vi svelerò anche tutti i prezzi. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al mio canale, sono proprio qua sotto. E competente gratuito dove sapete, questo è un canimatico cinismo come il sottoscritto. E ovviamente vi ricordo anche di seguirmi sui miei social, Instagram e TikTok. Regà, su Instagram rimette sempre adesso su tutto, rookie, uscite, esaurite e quant'altro. E regà, detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a fare sto fucking unboxing dello starter pack più qualche pacchetto. Vamonos! Collezionisti, eccoci qua pronti per fare l'analisi completa della nuovissima raccolta Panini dedicata alla nazionale italiana maschile e femminile. Faccio una cosa un po' atipica e ci spacchettiamo per primo un pacchettino, giusto perché sono molto molto curioso. La figurina che ci esce è Alessio Romagnoli della Lazio, ma soprattutto della nazionale italiana. Poi abbiamo la rookie di Destiny Udoge, che sarà il futuro giocatore del Tottenham, ora l'Udinese. Mamma mia, molto bella comunque. Un po' piccoline le figurine, forse di una scarsa qualità, però comunque non sono male. Poi abbiamo anche Cristante in allenamento, la Bonansea anche lei in allenamento. E poi abbiamo una figurina speciale di Matteo Politano. Parto subito col dire il prezzo delle bustine, che è di 1 euro, e all'interno si possono trovare ben 5 figurine. Forse il prezzo è un po' altino per le figurine che ci sono all'interno, soprattutto, regà, per la qualità, che è proprio carta carta base. Ora però, regà, concentriamoci sullo starter pack, che come si può ben vedere all'interno possiamo trovare starter pack, album più 5 bustine. Il prezzo, come viene indicato, è di 4,90 euro, e direi che il prezzo è anche abbastanza conveniente, anche perché se le bustine costano 1 euro e ce ne sono dentro 5, sono già 5 euro di bustine. Quindi in teoria l'album che c'è all'interno è praticamente omaggio, e in più risparmia anche 10 centesimi sulle bustine. Ora però non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a tagliare lo starter pack per vedere il contenuto. Sfiliamolo dalla pellicola. L'album, regà, vi dico, di per sé è anche molto bello, anche perché è tutto blu appariscente come la nostra nazionale. La copertina pure mi piace, anche se forse non avrei scelto Bonucci come uomo copertina di questa nazionale, però vabbè. Il retro anche questo molto molto classico, con in mezzo il logo e lo stemma stampato della nazionale. Ma ora una delle cose che mi incuriosisce di più è di vedere quante figurine ci sono all'interno di questa raccolta. Vediamo quante ce ne sono. In totale, regà, questa raccolta è di 228 figurine e finisce con la pagina Italia chiamò. Ma ora, regà, andiamo subito a scoprirlo insieme, quasi pagina per pagina, per vedere in cosa consiste. Adesso, regà, a vederlo così non mi dice moltissimo, però sembrerebbe che ci siano pagine dedicate a ogni singolo giocatore. In questo caso abbiamo Donnarumma, il portiere della nazionale italiana, Giuliani, Mere, vabbè, regà, praticamente una pagina dedicata ad ogni singolo giocatore. E in più sotto c'è anche qualche rookie, in questo caso Bellanova, poi abbiamo qua Parisi. Cosa molto molto affascinante, che mi affascina particolarmente. Potremmo trovare alcuni giovani talenti che soprattutto non sono ancora usciti come figurine in nazionale, come in questo caso Fagioli, ma soprattutto in questo caso anche Baldanzi, classe 2003. Poi abbiamo anche la pagina dedicata agli allenatori della nostra nazionale, poi ancora giocatori. Madonna, regà, c'è la rookie di Pafundi in maglia nazionale, il classe 2006. Poi abbiamo una pagina dedicata a tutti i numeri degli azzurri, tutte le statistiche, e poi si finisce con l'Italia chiamò, come vi dicevo prima. Ora però ci spacchettiamo le 5 bustine gratuite. Ah, regà, non ne ho ancora la certezza, però se un box all'interno sono 50 bustine con 5 figurine per pacchetto, abbiamo un totale di 250 figurine, quindi in teoria, forse, regà, non ne sono sicuro, si potrebbe completare la raccolta con un solo box. Ma questo è veramente ancora tutto, tutto da verificare. Partiamo con Di Lorenzo, Alex Meré, poi abbiamo la nazionale italiana femminile che probabilmente sta cantando l'inno, poi bellissima questa, raga, veramente molto molto bella, di Paolo Nemaldini. Figurina dedicata ai mondiali di Italia 90, poi abbiamo anche una giocatrice femminile. Veramente, raga, la qualità di queste figurine è praticamente imbarazzante. Bonucci versione speciale, poi abbiamo Domenico Mimmo Berardi, passiamo a Marcolino Verratti, poi abbiamo una giocatrice femminile e Toloi. Ok, andiamo subito con il prossimo pack. Partiamo con la nostra nazionale, poi abbiamo la Girelli, dovrebbe essere questa, poi abbiamo Nicolò Barellino, poi abbiamo la Boattin e l'ultima che è Di Lorenzo. Regà, anche solo al tatto si sente che la qualità è bassa, ve lo assicuro. Partiamo con una giocatrice femminile, ancora la Boattin, quindi troviamo subito le prime doppie dopo i primissimi pacchetti, però ci sta, regà, le figurine della raccolta sono poche, quindi ci sta che escono tante doppie, anche Cristante l'ho appena trovato, forse così è anche troppo. Chicco Chiesa e una giocatrice femminile. Il mio obiettivo principale è soprattutto trovare le rookie, vediamo quante ce ne escono. Partiamo
Restiamo ancora con Alessio Romagnoli, poi abbiamo Toloi della nostra nazionale, ovviamente Sertulini, passiamo a Marcolino Verratti e l'ultimo è Matteo Politano, versione speciale che avevo già trovato. Regà, abbiamo ancora un po' di pacchetti da aprirci, andiamo subito con il resto perché voglio trovare tante belle rookie. Let's go con il Mancio Mancini, Marcolino Verratti, poi abbiamo il portiere Giuliani della nostra nazionale, Lorenzo Lollo Pellegrini con la 10 e poi manca un altro giocatrice femminile. Sono onesto, regà, tutti i nomi della nazionale femminile non li so, alcuni li conosco, altri no. Andiamo con il Bastox Bastoni, poi abbiamo ancora Cristante, regà, abbiamo già la prima tripla incredibile, Cristante ti sto già odiando. Poi abbiamo un'altra giocatrice femminile, poi abbiamo sempre penso la stessa giocatrice femminile e l'ultima è Barbara Bonansia, questa è una dei migliori giocatori della nostra nazionale. Azzurri, dai, fatemi tranquillo, mettetemi fuori subito Gnonto, Pafundi. Vediamo molto molto velocemente cosa ci esce. Verratti, rookie Parisi, ok, la prima volta che lo trovo in maglia nazionale e Marcolino Verratti. Dai, dai, voglio Pafundi, voglio Pafundi. Let's go con Jorginho. Poi abbiamo un pezzo della nostra nazionale mentre cantarino, la rookie Severini. Poi abbiamo ancora Marcolino Verratti e un altro giocatore femminile. Dai, fateci uscire qualcosa, per favore. E abbiamo in un'altra versione il Mister Mancini. Poi abbiamo una giocatrice nazionale femminile, Nicola Barella. Poi abbiamo rookie Fagioli, questa è molto molto interessante. E Verratti. Dai, 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 facci una bella scrollatina e vediamo. E abbiamo la Girelli che esulta. Poi abbiamo il logo della FIGC, ok, Toloi in allenamento. Poi una giocatrice femminile e Bonucci. Spacchettiamoci questi ultimi 4 packs, regà. E partiamo con Martina Piemonte, Cristiana Girelli. Poi abbiamo la portiera della nostra nazionale, là non si dice, però vabbè. Spinazzola e Bonucci ancora. Meno 3 alla conclusione di questo spacchettamento. E abbiamo il rookie Matteo Cancellieri, il Giuliano della nostra nazionale, ancora la Girelli. Poi abbiamo Scamaccone e la nostra nazionale femminile. Penultimo fucking pack, vediamo cosa ci esce. Giocatrice femminile, rookie Emma Severini, già trovato. Poi abbiamo una figurina molto interessante. La squadra che vince la Coppa Rimei, nonché i vecchi mondiali del 38, e questa per figurina, per chi non lo sapesse, era dell'album Messico 70, il primo album Panini dedicato ai mondiali. Questa è una piccola chicca per voi collezionisti. Poi abbiamo Scamacca e l'ultima chi è? Ancora Verratti, regà, quanti Verratti ci stanno uscendo? Ultimo pacchettino di giornata, regà, vediamo se riesco a aprirlo, ok. Partiamo con Saragama, il capitano della nostra nazionale femminile. Poi abbiamo Spinazzola, poi la maglia d'azzurra. Paolo Rossi di Spagna 82, bellissima, incredibile questa figurina. E poi abbiamo Ciruzzo Immobile. Regà, qualcosa di buono ci è anche uscito, vi dico la verità. Però come valutazione totale a questa raccolta io ci darei un 6 su 10. Anche forse 5 e mezzo. Magari, regà, sfondate il tasto like se volete questo box spacchettato tutto in un unico video. Regà, mezza piotta, eh. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa raccolta, ma soprattutto se la farete. E con questa bellissima figurina di Spagna 82 di Paolo Nerossi, vi ricordo di iscrivervi al canale, sfondare il tasto like, seguirmi su tutti i miei social e detto questo, ci vediamo al prossimo video!